Bentornati nel mio canale con un nuovo tutorial. Il protagonista di oggi è il Bimbo Wool. Questo filato lo trovate sul sito della Tre Sfere. Nell'info box vi lascio il link diretto per poter accedere. Io sto usando il colore bianco. Sono dei comitoli da 50 grammi e sono molto morbidi. Per quanto riguarda la loro composizione, 100% lana merino superwash. Come vedete, il filato non presenta peletti, quindi è indicato per i bambini e anche per quelle persone che non amano il filato molto pelosetto. Per quanto riguarda il filo, è lungo 145 metri. Si lavora con l'uncinetto e ferri del 2,5 e 3,5. Infatti, io lo sto lavorando con l'uncinetto del 3,5. Detto ciò, adesso possiamo iniziare con il tutorial. Per questa lavorazione abbiamo bisogno di due pannelli, uno del davanti e uno del dietro. Come vedete, il punto è molto bello e molto particolare. Per quanto riguarda i miei pannelli, misurano 45 cm per quanto riguarda la larghezza e 47 cm per la lunghezza. Come vedete, io ho lavorato con il bianco, quindi adesso vi farò vedere un campione del punto con un altro colore. Quindi io poi vi farò vedere il campione del punto, però vi dico le misure reali. E adesso iniziamo con la lavorazione. Per quanto riguarda i pannelli, io sto facendo una taglia M. Il punto che dobbiamo lavorare è multiplo di 8 e nel mio caso ho messo su 80 catenelle. Una volta che avete preso la vostra circonferenza, dividete diviso 2 perché ci serve un pannello del davanti e un pannello del dietro. Calcolate la vostra circonferenza, la vostra semicirconferenza e mettete sulle vostre catenelle. Nel mio caso sono 80. Poi dovete aggiungere altre 7 catenelle perché quelle 7 catenelle ci servono per iniziare e terminare il punto allo stesso modo. Se voi dovete aumentare la vostra taglia, avete una taglia più grande, aggiungete sempre 8 più 8. Una volta che avete aggiunto le vostre catenelle del multiplo che sono di 8, dovete aggiungere sempre 7 catenelle in più. Nel mio caso sono 80 e adesso aggiungo 7 catenelle in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Adesso devo saltare 6 catenelle di base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nella settima faccio la prima maglia alta. Una catenella di separazione. Salto una catenella di base, vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta. Catenella di separazione. Salto la catenella a fianco, vado a fianco ancora e lavoro un'altra maglia alta. Catenella di separazione. Salto 1, vado a fianco e lavoro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, salto 1, vado a fianco e lavoro un'altra maglia alta. Devo lavorare la riga in questo modo. Ci vediamo al termine del giro. Ho terminato il primo giro, adesso devo lavorare il secondo giro. Inizio con 3 catenelle, che è la mia prima maglia alta, e aggiungo una catenella di separazione. Adesso devo lavorare 7 maglie alte, quindi salto la catenella, vado sulla maglia alta sottostante e lavoro la prima maglia alta. Vado nella catenella a fianco e lavoro una seconda maglia alta. Vado sulla maglia alta e lavoro una terza maglia alta. Nella catenella una maglia alta, sulla maglia alta lavoro una maglia alta, quindi adesso ho un totale di 1, 2, 3, 4, 5, nella catenella una maglia alta e sulla maglia alta l'ultima maglia alta, quindi ho un totale di 7 maglie alte. Catenella di separazione. Salto la catenella e vado sulla maglia alta e lavoro la prima maglia alta. Nella catenella una seconda maglia alta,
sulla maglia alta una maglia alta e sono 3, nella catenella una quarta maglia alta, sulla maglia alta una quinta maglia alta, sesta maglia alta e settima maglia alta. E ho lavorato il secondo gruppo di 7 maglie alte, catenella di separazione, e continuo così fino a terminare la riga. Quindi devo lavorare sulle maglie alte e nelle catenelle di separazione, un totale di 7 maglie alte. Ci vediamo al termine del giro. Terminato anche questo giro di maglie alte, adesso giro il lavoro e incomincio sempre con 3 catenelle, che è la mia prima maglia alta, più una di separazione. Adesso vado sulla maglia alta sottostante e lavoro la prima maglia alta. Vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta. Adesso faccio una catenella di separazione e salto la maglia alta che ho a fianco, vado a fianco ancora. A questo punto devo lavorare 5 maglie alte chiuse insieme. Quindi questa è la prima maglia alta chiusa a metà, scusate. Una seconda maglia alta chiusa a metà, una terza maglia alta chiusa a metà, quarta maglia alta chiusa a metà e quinta maglia alta chiusa a metà. Adesso chiudo tutto insieme. Una catenella di separazione, salto la maglia alta a fianco, vado a fianco ancora e lavoro la prima maglia alta e una seconda maglia alta. E ho finito questo gruppo e devo ripetere sempre questa sequenza. Quindi catenella di separazione, vado sulla maglia alta e lavoro la prima maglia alta, vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta. Adesso faccio una catenella di separazione, salto la maglia alta che ho a fianco, vado a fianco ancora e lavoro la prima maglia alta chiusa a metà, una seconda maglia alta chiusa a metà, una terza maglia alta chiusa a metà, una quarta maglia alta chiusa a metà e l'ultima maglia alta chiusa a metà. Adesso chiudo tutte insieme. Catenella di separazione, salto la maglia alta a fianco, vado a fianco ancora e lavoro le ultime 2 maglie alte. Catenella di separazione e ripeto questo fino a terminare il giro. Catenella, salto 1, vado a fianco e lavoro 5 maglie alte chiuse a metà. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudo tutto insieme, passo attraverso tutte le asole, catenella, salto una, vado a fianco e lavoro 1 e 2. Catenella di separazione e vado, salto la catenella, vado sulla terza catenella e lavoro una maglia alta. Ho terminato anche il terzo giro. Adesso devo lavorare, giro e lavoro il quarto giro. Iniziamo sempre con 3 catenelle, una catenella di separazione e devo lavorare di nuovo le 7 maglie alte. Quindi questa è una seconda, su ogni maglia alta sottostante devo lavorare una maglia alta. Qui ho le catenelle, lavoro una maglia alta. Vado dove ho le 5 maglie alte chiuse insieme, lavoro una maglia alta. Dove ho la catenella, una maglia alta e le ultime 2 maglie alte, quindi ho un totale di 7 maglie alte. Catenella di separazione e vado a fianco sulla maglia alta e lavoro una maglia alta. A fianco una seconda maglia alta, nella catenella una maglia alta. Qui dove ho il gruppo di 5 maglie alte, una maglia alta, nella catenella una maglia alta e le ultime 2. Quindi continuo la lavorazione fino a terminare il giro. Ho terminato anche questo giro. Quindi i giri che noi dobbiamo ripetere sono 1, 2, 3, 4. Adesso dobbiamo riprendere dal giro numero 1, dove dobbiamo lavorare
una maglia alta, una catenella, saltare una maglia di base e una maglia alta. Quindi iniziamo sempre con 3 catenelle, 1, 2 e 3, più una catenella di separazione. Salto dove ho la catenella, vado sulla maglia alta e lavoro una maglia alta, catenella, salto una maglia di base, vado a fianco e lavoro una maglia alta, catenella, salto una maglia di base, vado a fianco e lavoro un'altra maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia alta, vado a fianco e lavoro una maglia alta, di nuovo catenella di separazione. E devo continuare questa lavorazione fino a terminare il giro. Catenella, salto 1, vado a fianco, maglia alta, catenella, salto 1, vado a fianco, maglia alta e catenella. Ci vediamo al termine del giro dove dobbiamo lavorare le 7 maglie alte. Sono arrivata al termine del giro e lavoro una maglia alta sulla terza catenella. Giro il lavoro e inizio con 3 catenelle più una di separazione. Adesso salto la catenella, vado direttamente sulla maglia alta e lavoro la prima maglia alta. Nella catenella lavoro una seconda maglia alta, sulla maglia alta una terza maglia alta, nella catenella una maglia alta, sulla maglia alta una maglia alta, nella catenella un'altra maglia alta e adesso l'ultima maglia alta. Quindi ho un totale di 7 maglie alte. Catenella di separazione e ripeto questa sequenza fino a terminare il giro. Dobbiamo lavorare sulle maglie alte e nella catenella e dobbiamo avere un totale di 7 maglie alte. Quando terminiamo il giro si formeranno dei quadratini. Quindi, come vedete, i quadratini vanno uno sopra l'altro e questa linea di maglie alte, catenelle e maglie alte, separa questi quadratini. Ci vediamo al termine del giro. Terminato questo giro, giriamo il lavoro e dobbiamo ripetere il giro dove abbiamo fatto le maglie alte chiuse a metà. Quindi iniziamo sempre con 3 catenelle più una di separazione. Vado sulla maglia alta e lavoro la prima maglia alta. Vado sulla seconda e lavoro una seconda maglia alta. Catenella, salto la maglia alta, vado sulla maglia alta a fianco e lavoro le 5 maglie alte chiuse a metà. Questa è la prima, questa è la seconda, una terza maglia alta chiusa a metà, quarta maglia alta chiusa a metà e quinta maglia alta chiusa a metà. Quindi è un punto molto semplice che si ripete sempre fino alla lunghezza e alla larghezza che voi volete. Catenella di separazione, vado sulle ultime 2 maglie alte e le lavoro saltando la maglia alta a fianco. Catenella di separazione, vado sulla maglia alta e lavoro una maglia alta, sulla seconda maglia alta una maglia alta, catenella, salto 1, vado sulla maglia alta e lavoro 5 maglie alte chiuse a metà. Questa è una seconda, una terza maglia alta chiusa a metà, una quarta maglia alta e una quinta maglia alta. Chiudo tutte insieme, catenella di separazione, salto la maglia alta a fianco, vado a fianco ancora e lavoro le ultime 2 maglie alte. Proseguite questa sequenza fino a terminare il giro. Terminato questo giro, giriamo il lavoro e dobbiamo ripetere il giro dove abbiamo fatto le maglie alte chiuse a metà. Quindi iniziamo sempre con 3 catenelle più una di separazione. Vado sulla maglia alta e lavoro la prima maglia alta. Vado sulla seconda e lavoro una seconda maglia alta. Catenella, salto la maglia alta, vado sulla maglia alta a fianco e lavoro le 5 maglie alte chiuse a metà. Questa è la prima, questa è la seconda, una terza maglia alta chiusa a metà, quarta maglia alta chiusa a metà e quinta maglia alta chiusa a metà. Quindi è un punto molto semplice che si ripete sempre fino alla lunghezza e alla larghezza che voi volete. Catenella di separazione, vado
sulle ultime due maglie alte le lavoro saltando la maglia alta a fianco, catenella di separazione, vado sulla maglia alta e lavoro una maglia alta, sulla seconda maglia alta una maglia alta, catenella, salto 1, vado sulla maglia alta e lavoro 5 maglie alte chiuse a metà, questa è una seconda, una terza maglia alta chiusa a metà, una quarta maglia alta e una quinta maglia alta. Chiudo tutte insieme, catenella di separazione, salto la maglia alta a fianco, vado a fianco ancora e lavoro le ultime due maglie alte. Proseguite questa sequenza fino a terminare il giro. Ecco come inizia a prendere forma il nostro punto. Come vedete è molto bello e anche molto elegante. Adesso devo lavorare l'ultimo giro e poi dobbiamo riprendere di nuovo dal giro numero 1. Lavoro 3 catenelle che è la mia prima maglia alta più una di separazione e devo lavorare di nuovo un totale di 7 maglie alte, quindi lavoro sulla prima maglia alta una maglia alta, sulla seconda una seconda maglia alta, nella catenella lavoro una maglia alta, dove ho il motivo di 5 maglie alte chiuse insieme lavoro una maglia alta, nella catenella una maglia alta e poi lavoro le ultime due maglie alte, quindi ho un totale di 7 maglie alte. Faccio di nuovo la catenella di separazione e lavoro le maglie alte sulle maglie alte, una maglia alta nella catenella, una maglia alta sul gruppo di 5 maglie alte chiuse insieme e una maglia alta nella catenella di separazione e termino poi con le ultime due maglie alte. Quindi il motivo che dobbiamo ripetere è un motivo molto semplice. Dal giro successivo dobbiamo lavorare una maglia alta, una catenella e una maglia alta saltando una maglia alta di base. Ci vediamo quando arrivate alle vostre lunghezze, quindi ripetete sempre questi 4 giri. Una volta terminato di lavorare tutti e due i pannelli, dobbiamo mettere il diritto all'interno e il rovescio all'esterno per poter cucire. Io ho cucito con ago e filo. La parte del diritto è la parte del popcorn che vedete più sollevato e questo invece dove non si vede è la parte del rovescio. Dobbiamo fare una cucitura ai laterali lasciando un'apertura dello scalfo di 18 cm. Io ho lasciato 18 cm, di solito il mio scalfo è di 17, quindi 18 è ho uno scalfo molto comodo. E ho cucito i laterali con ago e filo. Per quanto riguarda invece lo scollo, faccio vedere, ho trovato la metà. Una volta che ho trovato la metà, mi sono spostata di 11 cm da una parte e 11 cm dall'altra e ho uno scollo di 22 cm e ho messo i segni. Invece per quanto riguarda la spallina sono un totale di 10 cm. Quindi se voi volete uno scollo più profondo basta che vi allontanate dal centro di qualche centimetro. Adesso vi faccio vedere come cucire la spalla. Una volta che cucite però tenete presente i quadratini che devono corrispondere sia del diritto che dal rovescio, altrimenti non viene molto bella la cucitura. Quindi una volta che avete preso le vostre misure con ago e filo entriamo in questo modo e facciamo delle piccole cuciture sia sulle spalle che sui fianchi e poi vi faccio vedere come lavorare la manica. Io non ho fatto una manica molto lunga, ho fatto una manica di 10 cm perché il mio scopo è di mettere questa maglia su delle lupetto tipo una maglia poncho, ecco perché l'ho chiamata maglia poncho. Ci vediamo quando dobbiamo lavorare la manica. Una volta che avete cucito tutta la vostra maglia, girate dal diritto e adesso dobbiamo riprendere le maglie intorno al giro manica. Quindi dobbiamo entrare
in ogni spazietto lavorando una maglia alta, una catenella e una maglia alta e poi proseguo la lavorazione per 10 giri solo maglie alte. Se voi volete andare avanti invece con la lavorazione per volere una manica più lunga, andate avanti con i giri. Io non ho fatto né diminuzioni e né niente perché volevo una manica non molto stretta. Se invece voi vi rendete conto che sotto il giro manica la manica vi viene molto larga, avete un giro manica più profondo, fate delle diminuzioni. Inizio con 3 catenelle e una di separazione. Vado nello spazietto a fianco e lavoro una maglia alta, catenella di separazione. Vado nello spazietto a fianco e lavoro una maglia alta, catenella. Vado a fianco e lavoro una maglia alta, catenella. Nello spazio a fianco una maglia alta. Quindi voi se avete uno scalfo più profondo, vi rendete conto se dovete lavorare in ogni spazio una maglia alta oppure potete saltare degli spazietti. Andate avanti con questa sequenza e ci vediamo al giro successivo. Ho terminato il giro. Adesso chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella. Da questo punto in poi lavorerò 10 giri di solo maglie alte e quindi inizio con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. Entro nella catenella di separazione e lavoro una maglia alta. Sulla maglia alta, una maglia alta. Nella catenella, una maglia alta. Sulla maglia alta, una maglia alta. E proseguo questo per tutto il giro. Vi faccio vedere poi la chiusura e proseguite per la lunghezza che voi volete. Quindi ci vediamo al termine del giro. Ho terminato il primo giro di solo maglie alte. Io ho un totale di 67 maglie alte, quindi come ho lavorato questa manica, devo lavorare l'altra manica uguale. Chiudo sempre con una maglia bassissima nella terza catenella e inizio con 3 catenelle. Adesso lavoro solo maglie alte per un totale che per me va bene. Quindi nel mio caso sono 10 centimetri totali. Una volta che avete finito di lavorare solo maglie alte la manica, la maglia è pronta per essere indossata. Tagliate i fili e il nostro lavoro è terminato. Quindi proseguite con la manica. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto, mettete un like. Iscrivetevi al mio canale e ho un gruppo Facebook che si chiama Le creazioni di Carola e le amiche di Uncinetto. Spero che questo tutorial vi sia stato di ispirazione e che vi sia piaciuto. Ci vediamo presto con altri video tutorial. Grazie per la visione e ciao!